per Luciano D'Alfonso, ci siamo lasciati qualche secondo fa con una sorta di autospicio, quello di partecipare alla ricostruzione di una classe politica, di una nuova esperienza politica in qualche modo, no? Che ridia fiducia a questa regione. Qual è questo auspicio? Nel momento in cui si dice partecipare alla ricostruzione c'è un progetto preciso? Ma io credo che chi abbia conosciuto la formidabile esperienza della vicenda politica, dello svolgimento attivo di un ruolo nella società, difficilmente poi riesce a disinteressarsene, tant'è che io dico sempre che quando parlo in pubblico parlo da cittadino non indifferente, nel senso incapace di produrre indifferenza sulle questioni sociali. Io voglio mettere sul tavolo le mie idee, la lettura che ho della società abruzzese, naturalmente ragiono anche per il protagonismo di altri, non significa poi sempre che debba essere lo stesso il protagonista, può anche cambiare il protagonismo. Io metto sul tavolo la mia collaborazione, la voglia di aiutare e anche forse un'abitudine ad accendere luci su questo fatto, su quel fatto, su questo punto di forza, su quella emergenza, su quella via di uscita, su quella possibilità di attivare potenzialità. Ecco, questo è l'approccio che ho. Mi convince chi si applica, mi convince chi non è denuncista, mi convince chi non è permaloso, chi non è paludista, mi convince chi vuole consentire a questa regione il ritrovamento del senso di un cammino comune, perché quando il cammino è comune ed è carico di significato può meritare anche sacrifici, anche se dovrebbe essere inaugurata una stagione di nuova primavera, di nuovo sole, di nuova opportunità per tutti, di nuova comodità per tutti. Ecco, per questo secondo me è nata nella notte dei tempi la politica. La politica viene fuori da una cessione di sovranità individuale, si pone in capo a dei terzi, a un gruppo di persone momentaneamente incaricato, una grande sovranità che è il potere collettivo, che è il potere pubblico, che è la concentrazione della forza. Tutto questo accade quasi magicamente perché c'è un rapporto di fiducia, ma c'è anche una grande attesa che poi accadano i fatti, che si facciano le cose, che si conseguano risultati, che aumenti la qualità della vita collettiva. Ecco, io per questo voglio dare un contributo. Io intanto, mentre chiedo alla regia di mandare sottofondo la canzone scelta, che è All My Town, giusto? Di Bruce Springsteen, questo riferimento a tutta la mia città e inevitabilmente mi porta a Pescara, a quella che è stata una stagione, e lo dico per quello che mi raccontano i miei amici pescaresi e da osservatore, forse irripetibile o comunque sicuramente indimenticabile della politica pescarese, cioè il Luciano D'Alfonso Sinti. Così bella, così straordinaria come stagione che, e lo dico con la cattiveria del cronista, sembra che poi tutti abbiano cospirato per cercare di, no, di bloccarla, questa crescita, questo percorso lanciato verso una candidatura regionale ormai certa, sappiamo come è andata, è notizia di questi giorni di altre inchieste, non lo chiedo perché immagino che se ne possa parlare, o sì. Faccia lei, io le assicuro tutta la libertà. Siamo lei, allora adesso ritorno a lei. Fai tu, faccio io. Con tutta la libertà che richiede il tuo lavoro. Che sta succedendo in questo momento? Cioè, perché Luciano D'Alfonso è così odiato ancora? Ma io anzi, chiedo scusa, odiato è una parola brutta. Temuto, perché forse. Ma io ecco, il termine odio lo scanso, lo metto da parte. Il timore. Mi dispiace pensare a quest'altro sentimento. Ecco, io penso che ci sia stata una grande quantità, si dice nel Molise, di poemi, è stato scritto molto da parte di fuote di avversari politici contro di me, naturalmente le autorità competenti stanno accertando. Io non mi meraviglio del lavoro che fanno istituzioni terze, deputate anche dalla Carta Costituzionale a fare attività di rilettura e di accertamenti. Come diceva mia nonna, questo può accadere a chi è stato decisore politico, decisore pubblico, che la propria attività venga sottoposta a rilettura, ad accertamento, per cercare eventuali responsabilità o atteggiamenti scontrosi con le norme stabilite. Io ho avuto un giudizio della cittadinanza che è un giudizio di totale approvazione. Sono stato eletto e rieletto. Ogni volta che mi sono candidato sono stato eletto e mi è capitato quasi come un'eccezione di essere anche rieletto, e ogni volta che mi sono ricandidato, diciamo, si restringevano le sagome dei partiti e aumentava l'ingombro dei consensi dei cittadini. Anche quando sono stato eletto alle primarie del Partito Democratico sono
arrivati a votare 176.000 cittadini. Non sono paragonabili rispetto alle primarie che si fanno adesso, che si sono fatte dopo la mia esperienza. Sono tutte legittime, tutte dignitose, però le grandezze nella democrazia hanno il loro significato. Ecco, noi dovremmo imparare che nel sistema maggioritario una volta si vince e una volta si perde. Io ho provato a vincere ogni volta che il cittadino era chiamato a giudicare, raccontando i fatti. Io non ho mai dedicato un minuto della mia attività politica a parlare male dell'avversario. Ho soltanto descritto, censito i problemi, presentato le soluzioni, affrontato il nodo delle cose da fare. Mai ho parlato né dei cognomi né delle vicende dei miei avversari. Io invece ho visto, ogni volta che ho avuto un avversario, si è sempre scatenato nei miei confronti. Diciamo è una scelta di campo. Devo dire che la cittadinanza, quando ha dovuto scrivere nel segreto dell'urna, genuinamente, riservatamente, concentratamente, ha sempre preferito il mio stile, il mio lavoro. Adesso sono alle prese con il giudizio, diciamo, di una speciale istituzione che è la magistratura. Io ho molta fiducia perché conosco il loro scrupolo, conosco gli studi grazie ai quali poi si perviene a quella responsabilità lavorativa e aspetto. Mi dedico nelle aule deputate a coltivare il rispetto del mio punto di vista e soprattutto il rispetto dei fatti accaduti. Che cosa voglio mettere in evidenza adesso? Che giudizio c'è a Pescara di quella stagione? È il giudizio che la cittadinanza ha espresso non solo in occasione degli appuntamenti elettorali verificati dalla prefettura, ma il giudizio dei cittadini è stato espresso ogni anno anche attraverso quelle speciali agenzie che fanno sondaggi, rilievi. Io ad ogni appuntamento annuale, io con la mia amministrazione, mi preferisco dire il lavoro della mia amministrazione, era il lavoro che più veniva premiato in Italia come incremento di consenso. Sole 24 ore ogni anno scriveva di Pescara per l'aumento esponenziale dei consensi. Non so se accade anche adesso alle amministrazioni o che mi sono succedute o alle altre. Non mi pare. Molto meno. Dal poco che leggo della stampa locale. Se ne parla, ma per scivolamenti verso il basso. Per scivolamenti. Io non vedo l'ora di poter ridedicarmi riavendo come giudice il cittadino. Diciamo, non ho mai avuto in antipatia il giudizio dei cittadini. In generale mi è sempre piaciuto essere giudicato. Preferisco il giudizio dei cittadini perché è un giudizio fisiologico e non vedo l'ora di poter rimettere a disposizione il patrimonio di lettura, di veduta, di idee in maniera tale che il cittadino possa avere la realtà della regione e poi la realtà di un progetto di regione. Ecco, io vorrei tanto, con il concorso di una grande comunità di persone, poter contribuire a delineare il progetto di un'altra regione. Diciamo che ci sto lavorando da tempo. Quindi è in qualche modo un'affermazione di disponibilità alla candidatura alla presidenza della regione? No, no, è la disponibilità ad aiutare una nuova stagione di funzione decidente, dirigente, è la disponibilità ad aiutare un altro pezzo di cammino di questa regione. E lo faccio anche raccogliendo il tempo che ho, anche in questi mesi, di poter confrontare modelli, di poter approfondire questioni, di entrare nel merito di aspetti che magari non si colgono neanche attraverso la stampa specializzata. Ecco, tutto questo io metto sul tavolo con lo solito atteggiamento positivo che mi ha sempre caratterizzato. Io la prima volta che mi sono candidato avevo 23 anni e la cittadinanza mi ha eletto. E mi ha eletto, diciamo, facendo, tra virgolette, fuori due competitori che erano molto, tra virgolette, più forti di me, anche più adulti di me. Poi mi sono candidato a 29 anni alla presidenza della provincia contro un gigante, era allora il presidente potentissimo della Confcommercio di Pescara, e anche allora è accaduto questo. Poi mi sono candidato alle regionali e mi è capitato di essere il primo degli eletti di tutti i partiti, pur militando in un partito quasi testimonianza, come era quello dei popolari. E poi mi sono candidato sindaco di Pescara e mi sono ricandidato sindaco di Pescara, ed entrambe le volte sono stato eletto, e poi segretario regionale del PD. Poi si è interrotto il mio cammino, adesso mi sto dedicando, diciamo, ad una puntuale ricostruzione di tutta l'attività decisionale. Mi piace molto concorrere con il mio apporto alla soluzione di questioni collettive, perché non c'è pari nella soddisfazione.
quando uno concorre a risolvere un problema di natura collettiva, si determina un livello di gioia, di soddisfazione, che non trova pari in nessun altro campo dell'applicazione individuale o dell'applicazione collettiva. È straordinario riportare in vita una scuola, realizzare un parco, dare vita ad un ponte, fare in modo che una chiesa ricominci a funzionare, fare sì per esempio che l'interno di una scuola abbia le sicurezze anche su misura dei bambini che corrono o si spostano. Noi abbiamo fatto in modo nella mia città, per esempio, che arrivasse il gas gratuitamente ad altre 7.000 famiglie. In passato il gas arrivava, ma con pagamenti onerosi degli allacci. Siamo stati l'amministrazione che più ha prodotto punti luce nella città. E Bruxelles dice che la civiltà di una città si misura col numero dei punti luce e il numero dei metri quadrati di infrastruttura sportiva e di spazi verdi per i bambini. Su questi fattori noi abbiamo guadagnato il primato sempre. Ci piaceva immaginare che il potere pubblico, se impiegato, aumenta la gioia dei cittadini, aumenta la gioia delle persone, perché abbiamo un'idea del potere che ci dice che il potere va usato. Il potere non va custodito in un frigorifero, perché altrimenti ti può accadere di avere bisogno del lavoro dell'avvocato per difenderti. Il potere va usato, perché il potere, quando è stato concepito dalla collettività, è perché deve essere usata come l'ultima delle risorse. Il potere va usato, è la ragione della politica. C'è un passaggio prima che mi è piaciuto molto, ci ritorno indirettamente. Quello sul relativo all'ottimismo, quindi al fatto di guardare sempre, no, con nuova voglia, con nuovo impegno. Il fatto di essere però passato sulle cronache dei giornali dal sindaco che cresceva nei consensi all'uomo oggi quasi, voglio dire, nelle cronache abruzzesi ritornante, no, nelle inchieste, nelle cose, cioè spesso viene tirato in ballo tra sequestri, sì, inchieste, cose del genere, non demotiva un po'? Non c'è mai un momento in cui uno dice vabbè. No, nel mio caso non è mai accaduto, perché la passione civile è tale, la motivazione. Una volta all'Università di Teramo, quando frequentavo queste formidabili aule della città di Teramo, le aule della Facoltà di Scienze Politiche, negli anni nei quali insegnava Lorenzo Ornaghi, Rocco Buttiglione, le aule nelle quali insegnava uno straordinario storico come Gabriele Turi, Silvio Lanaro, le aule nelle quali insegnava Luciano Russi, un rettore inarrivabile da parte di altre esperienze universitarie, ci insegnavano che c'è il movente, il fattore che muove, che mobilita, che ti dà una tenacia tale che è esattamente grande come grande è la motivazione, come grande è la ragione di far valere quel punto di vista, quel progetto che magari tu hai. Io devo mettere anche in evidenza che, a fronte delle inchieste che ci sono e per le quali ho l'atteggiamento sereno che deve avere uno che ha una cultura liberal-democratica, che crede anche al circuito istituzionale, io ho avuto per adesso 9 assoluzioni, 3 da concussione, se non vado ricordando male, 4 da abuso d'ufficio e 3 di altri reati per i quali non ricordo adesso lo specifico capo di imputazione. In molti casi sono stati proscioglimenti, cioè davanti al primo giudice terzo c'è stato il proscioglimento. Ho avuto una condanna a 120 giorni poiché ho nominato, come la legge mi consente, il capo della segreteria con l'accertamento dell'unico requisito che è la fiduciarietà. E così hanno fatto 120 sindaci in Italia. Rispetto a questo dato, e che fanno ancora, rispetto a questo dato, mi sono costituito al secondo grado volendo l'accertamento definitivo della verità. E non ho mai gridato né all'inimicizia delle toghe né all'errore giudiziario, è soltanto un punto di vista che però nell'accertamento processuale ho modo di far valere al secondo passaggio, che è quello della Corte d'Appello. Certo, quando sarà, e io mi aspetto che accada al più presto, dopo la validazione democratica dei cittadini, spero di avere la validazione anche di questa speciale figura istituzionale, a quel punto è come se poi disponessi di una corazza impenetrabile, certo. Anche se quella corazza, per quanto mi riguarda, deve essere piena di idee, che la differenza delle classi dirigenti deriva dalle idee, non deriva dalla velocità delle denunce o dalla velocità delle lamentazioni o, diciamo, dalla capacità di conclamare i dolori.
ma nella politica la differenza tra le classi dirigenti coincide solo con la proposta e con la capacità di assumere impegni e di portarli a termine. E tutto questo accade quando si è capaci di entrare nel merito, di coltivare i dossier, di convincere gli altri che quello che tu proponi vale, poiché produce effetti durevoli, sostenibili, che sono effetti poi che fanno sì, insomma, che i diritti aumentino per tutti. Ecco, su questa frontiera mi piace molto il confronto, la competizione, e spero che la mia esperienza possa essere apprezzata o da coloro i quali lo faranno in prima persona o magari da una grande diciamo attività di cantiere che possa vedere la prima fila di più persone. E tra queste io non rinuncerò ad essere generoso, non rinuncerò ad essere disponibile. Abbattimento mai, tenacia sempre, perché mi stanno a cuore le sorti di questa regione. Ci fermiamo soltanto per un attimo all'ultimo intervallo pubblicitario.